dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Gesù cerca un rapporto personale con i suoi discepoli. La domanda fatta su ciò che la gente dice di lui è per far comprendere che vi sono sempre due pareri. Il primo viene dalla folla, da una massa anonima che trae conclusioni dall'esterno, che giudica soltanto in base al sentito dire o dall'aver visto fatti prodigiosi ma da lontano. L'altro parere è poi quello del gruppo dei discepoli, che sono vicini a Gesù, così che possono giudicare vedendo e constatando di persona, senza il rischio di lasciarsi abbagliare dalla potenza dei prodigi. Tra i discepoli si distingue Pietro, che ha dato il suo tempo per cambiare vita al seguito del Maestro. Si è accorto che la chiamata iniziale non è una semplice infatuazione di un grande personaggio, cioè non è questione umana, non è semplicemente da andare dietro a qualcuno di convincente, che è di buona parola, di facile parola. Ma c'è ben più di questo in gioco. C'è un progetto di Dio, anzi, c'è il Figlio di Dio stesso in questione, che è Lui stesso l'avveramento delle profezie dei padri e il culmine di tutta la religione ebraica. I miracoli che Pietro ha visto non sono solo segno di potenza, ma di presenza. Dio ha veramente scelto quel posto e quel tempo e quel popolo per manifestare la sua salvezza. E adesso che Pietro ha rivelato l'identità del Figlio di Dio, Gesù stesso gli rivela il progetto che Dio ha per lui e per gli altri. Fin dall'inizio Gesù si è preoccupato di costruire intorno a sé un gruppo di discepoli che raccogliesse la sua eredità e ne divenisse il tramite per tutti gli uomini. La missione di Gesù deve continuare negli apostoli di ogni tempo, perché come il Padre ha mandato Gesù, così Gesù poi manda gli apostoli. E come Gesù guida il gruppo, così è chiamato a fare Pietro, che diventa garante dell'unità e della compattezza della Chiesa. La Chiesa è in effetti il prolungamento nel tempo e nello spazio della presenza di Cristo. Le è data facoltà di legare e di sciogliere in terra come se lo faccia Cristo, perché quanto essa lega o scioglie sia una decisione che permane. Detenere le chiavi significa discernere sul bene e sul male presenti in questo mondo, dare un giudizio che i fedeli sono chiamati a rispettare. Non per un'obbedienza però cieca ed ignara, ma perché tale giudizio sia aiuto alla ragione nel cammino che conduce al regno di Dio. Certo, la Chiesa come istituzione sarà sempre chiamata ad essere docile all'azione dello Spirito Santo, al pari di Pietro, la cui rivelazione non viene né dal sangue né dalla carne. E solo così, solo con l'aiuto dello Spirito, infine, avremo buoni pastori per un buon gregge.